Beh, un manuale di sopravvivenza per ragazzi onesti. Ma la formula, tutto quello che lo attende, è dedicato al titolo Mio nipote nella giungla, nel caso fosse onesto, è in parte una chiara provocazione, è un modo per dire che purtroppo il problema è per oggi consiste per gli onesti, perché per i disonesti c'è meno problema. Anzi, approfitto per dire che siccome onestà e disonestà sono delle contrapposizioni che vengono usate in termini soltanto legali o giudiziari, e in realtà c'è un'onestà e disonestà che va oltre, che riguarda l'etica, che va oltre la giustizia, va oltre i cosiddetti reati. E essere onesti con se stessi significa essere sinceri con se stessi, non avere paura a essere come si è, riuscire a confrontarsi con gli altri, e naturalmente tutto questo portarlo all'esterno. E quindi in termini di onestà, io credo che si debba ricominciare dal di dentro di ogni persona. Per i giovani il problema è ancora maggiore, perché hanno più vita davanti. Ma l'indifendibile poi è difendibile o il contrario? Ma in realtà tutti noi sappiamo, lo si vede dai bambini. Io sono partito da un nipote di pochi mesi, adesso ha 2 anni, ma insomma noi non nasciamo cattivi e non nasciamo, diciamo così, orientati verso il male, il denaro, la convenienza. È la società che poi ti avvia verso una strada, non tutti fortunatamente. E beh, è esattamente questo che va combattuto, bisogna ricominciare dalle origini. La naturalezza di un nipote di 2 anni insegna un po' a tutti, naturalmente non di mio nipote ma di tutti i bambini, e insegna che forse dovremmo regolarci molto diversamente.